Buongiorno e bentornati a un nuovo episodio di Colazione a Fumetti. Oggi parliamo di Oblivion Song, serie recente di quel geniaccio di Robert Kirkman, con i piacevoli disegni di Lorenzo De Felici. La serie è stata presentata in Italia da Salda Press in doppia edizione, sia in brossurati da 14,90€ che in cartonati da 19,90€. E, sempre nel caso voleste sostenere il canale, i link Amazon li trovate qui sotto in descrizione. Il primo volume è uscito l'anno scorso, mentre il secondo un paio di settimane fa, ed entrambi sono composti da 6 episodi della serie regolare originale, che negli States è arrivata al momento all'episodio 15 con i prossimi numeri fino al 18 previsti entro agosto. Giusto due parole sugli autori. Robert Kirkman è arcinoto. Ha creato il miglior fumetto seriale di supereroi degli ultimi anni, Invincible, uno dei più grossi successi multimediali di questo decennio, Walking Dead, che ha anche riportato al successo gli zombie, nonché un'altra serie che ha già dato vita a una versione live action, Outcast, il reietto. Lorenzo De Felici invece ha fatto il colorista per Bonelli, ha lavorato come disegnatore in Francia e questo è il suo primo lavoro per il mercato USA. Ai colori troviamo invece un'altra italiana, Annalisa Leoni. Ma passiamo alla trama. 10 anni prima dell'inizio della nostra storia, a Filadelfia è accaduto un fatto incredibile, passato alla storia come la trasposizione, quando parte della città è scomparsa insieme a più di 300.000 abitanti per essere sostituita con uno scenario da incubo, popolato di creature mostruose e aggressive. Ma quella parte della città non è scomparsa davvero, si è spostata nel misterioso mondo noto come Oblivion. Nei 10 anni, fino all'inizio della nostra storia, le cose si sono piano piano normalizzate, una volta che i militari hanno eliminato tutte le creature giunte sulla Terra. Grazie al nostro protagonista, lo scienziato Nathan Cole, molti cittadini dislocati ad Oblivion sono stati salvati. Ha trovato infatti il modo di saltare fra le dimensioni e, supportato dal governo americano, è riuscito a organizzare numerose spedizioni di salvataggio. Ma gli anni sono passati e i ritrovamenti di sopravvissuti si sono fatti così sporadici che il governo ha smesso di supportare Nathan, che però non può fermarsi. Suo fratello Ed è infatti ancora disperso ad Oblivion. Se il primo volume è incentrato fondamentalmente sulla ricerca del fratello, mentre Kirkman ci fornisce informazioni piano piano sulla trama, il secondo volume si concentra invece sulle motivazioni e sui piani di Nathan, e su come il governo americano vorrebbe usare queste scoperte. Diciamolo subito, questo fumetto mi è piaciuto un sacco. Kirkman ci butta subito nell'azione, evitando quasi del tutto gli spiegoni e rivelandoci invece piano piano cosa sia effettivamente successo e quali siano state le conseguenze. Dà vita ad un mondo estremamente credibile e organico, e in cui i personaggi, sia il protagonista che i comprimari, sono estremamente caratterizzati, le loro emozioni palpabili, le loro ragioni comprensibili. La trama è appassionante e ricca di misteri che si dipanano piano piano, compresa un'importante storyline orizzontale di cui per ora sappiamo pochissimo. Nel secondo volume riesce anche a infilarci una spara critica alla nostra società, che forse a causa della troppa sicurezza ha portato le persone a chiudersi in se stesse e diventare estremamente egoiste. Che l'unica soluzione sia forse vivere in un mondo più selvaggio e pericoloso? Lo vedremo. Ho particolarmente apprezzato anche i disegni, molto espressivi nel caratterizzare i personaggi umani, quanto inquietanti nel rappresentare Oblivion e le sue terrificanti creature. Nel complesso ritengo che sia un fumetto da non lasciarsi scappare, che consiglio al 100% e di cui dubito sinceramente possiate pentirvi. Ciao! Come sempre vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo, ricordatevi che sono anche su Instagram e su Twitch per altri fumetti e noi ci vediamo domani con un'altra colazione a fumetti.